Allora, buonasera a tutti e grazie all'onorevole Caterina Chinnici, all'avvocato Giovanni Chinnici, grazie al nostro capitano della Guardia di Finanza di Bagheria, Vitolo. Vitolo, per la sua graditissima e importante presenza tra noi. Grazie al sindaco, ma grazie al consigliere comunale Tubiolo, che in qualità appunto di presidente del consiglio ci ha dato la disponibilità di quest'aula. Un evento, dicevo, importante, parlare oggi del PNRR, un qualcosa che stravolgerà l'economia nazionale, nel senso ci auguriamo più positivo possibile. Perché parlarne oggi? Perché la figura di Rocco Chinnici per noi è una stella polare. E ricordare Rocco Chinnici, almeno personalmente, ma penso per tantissimi di noi e tantissimi cittadini onesti di Misilmeri, significa non solo ricordarlo il 29 di luglio, giorno purtroppo della strage, ma significa ricordarlo per le sue azioni, per quanto di buono ha dato alla magistratura e alla società civile italiana. E quindi bisognerebbe, uso un condizionale amaro, bisognerebbe ricordarlo ogni giorno, il 4 giugno, il 5 giugno e il 26 di novembre. Detto questo, i fatti contestuali sono abbastanza chiari. La mafia, come abbiamo visto anche nelle ultime elezioni comunali di Palermo, e la fa da padrone per certi versi, magari in una dimensione diversa rispetto a prima, ma c'è. Vive e vegeta. Questo che significa che noi come associazione e ognuno per le proprie competenze deve fare la propria parte. Fare la propria parte significa arginare questo sistema, arginare la criminalità che in un periodo in cui la spesa pubblica, vuoi fondi europei, vuoi tutto quello che sappiamo noi, tende a aumentare, significa da un lato un fatto assolutamente positivo, ma da un altro lato una minaccia che incombe sulla nostra civiltà. Portare Rocco Chinnici in tutte le aule delle scuole è un dovere. Perché dico questo? Perché lo abbiamo portato a Sciacca, lo abbiamo portato a Ribera e grazie al fatto che lo abbiamo portato a Ribera è arrivato anche in provincia di Varese, a Bisucchio, Bisuschio, io il comune non me lo ricordo. Bisuschio, ecco. Chinnici è più attuale di quanto noi possiamo immaginare, perché ha rappresentato, tant'è che purtroppo ha perso la vita, una rivoluzione, un nuovo modo di pensare la realtà e la società. Detto questo, auguro a chi ci segue da qua, da casa una buona visione e auguro sicuramente ad ognuno di voi di meditare su quello che oggi ha rappresentato il suo sacrificio. Quando sono venuti i miei studenti a Misilmeri per parlare di Rocco Chinnici, hanno fatto un tabellone, una scritta, Chinnici uno di noi. Ecco, quello deve essere il messaggio. Chinnici non era il magistrato, non era, e anche il misilmerese, ma era uno, ed è uno di noi. Uno di noi, perché ha saputo incarnare i veri valori della democrazia, della legalità, dei diritti, lottando contro la sovrappazione, vabbè. Ma è importante pure un altro aspetto, e questo non lo dobbiamo dimenticare, che il germe del crimine era anche all'interno delle istituzioni. E quindi, occhi aperti, continuiamo a vigilare, ripeto, ognuno per quanto di nostra competenza, e cerchiamo tutti noi di stare uniti nel ricordo, nella memoria, negli insegnamenti di Rocco Chinnici. A questo punto do la parola al sindaco per i saluti. Questo serve per la casa. Oh, mettiamo in piedi. Allora, un saluto a tutte le personalità presenti, alle cittadine e ai cittadini misilmeresi che ci ascoltano. Nella ricorrenza del 39° anniversario della strage di Via Pipitone Federico, in cui persero la vita il giudice Rocco Chinnici, il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Lisacchi, l'Associazione Luomo e Mediterraneo ha organizzato l'iniziativa odierna su un tema particolarmente sensibile a cui tutti gli amministratori dovranno prestare particolare attenzione.
il contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un tema su cui dovremo alzare le antenne senza distrazioni di sorta. Niente al riguardo è più pertinente dell'insegnamento di Rocco Chinnici, tra i primi, se non il primo in assoluto, a comprendere che basta seguire le tracce del denaro per venire a capo degli assetti criminali e delle collusioni. Se l'attenzione su tali aspetti deve essere alta in periodi ordinari, ancora di più abbiamo il dovere di intensificare i controlli in un quinquennio nel quale pioveranno sulle amministrazioni locali miliardi di euro di finanziamenti. Bisogna dire che i comuni non sono stati lasciati da soli. In questi mesi il governo Draghi ha prodotto una puntuale normativa, sia di livello legislativo che amministrativo, che giudico molto positivamente. Il coordinamento degli strumenti e delle forze in campo a tutti i livelli è l'arma per contrastare le infiltrazioni mafiose. La recente circolare del ministro dell'Interno Lamorgese mette al centro lo scambio delle informazioni. C'è il gruppo Interforze Centrale, organismo interno al Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Dovrà coordinare le articolazioni territoriali dei gruppi Interforza Antimafia, istituiti in tutte le prefetture, con la direzione investigativa antimafia. Questo per massimizzare la condivisione e l'efficacia circolarità del patrimonio informativo relativo alle imprese che decideranno di partecipare alle masse commesse. Anche a profilo amministrativo assumerà un'ulteriore dimensione strategica. I serrati controlli sulle documentazioni societarie sono convogliati nella Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia, la BDNA. Un tracciamento che deve monitorare con immediatezza l'eventuale adozione di provvedimenti di rigore nei confronti di quegli operatori economici che depongono per la sussistenza di un rischio infiltrativo. La naturale conclusione per le imprese che operano sotto il controllo delle mafie è l'interdittiva, anche se non è escluso il ricorso a misure conservative nelle ipotesi meno gravi. Non per niente la circolare richiama l'articolo 94 bis del codice antimafia. In altri termini, se il prefetto accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono appunto occasionali, prescrive all'impresa aggiudicataria dell'appalto l'osservanza di alcune misure per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore ai 12 mesi. Il comune di Misilmeri, già nel mese di giugno, si è dotato del nuovo piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, che è suddiviso in 3 macrofasi. Prima, analisi del contesto interno ed esterno. Seconda, valutazione del rischio, identificazioni, analisi e ponderazione del rischio. Terzo, trattamento del rischio, identificazione e programmazione delle misure di prevenzione. Lo strumento a cui il piano affida un ruolo centrale è la continua revisione e aggiornamento delle procedure di trasparenza anche mediante l'utilizzo intensivo dell'informatica. Da questo punto di vista il nostro segretario generale, nella sua qualità di responsabile anticorruzione, ha dato un forte impulso alla digitalizzazione delle procedure. Altro strumento a cui ha affidato un significativo impatto sul tema delle infiltrazioni e l'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti, atto quest'ultimo adottato ora nel mese di giugno di quest'anno. Nell'anno in corso sarà data attuazione al meccanismo del whistleblowing, cioè a dire la segnalazione interna di illeciti, mettendo a disposizione dei dipendenti un canale che assicuri l'anonimato della segnalazione. Non voglio diffondermi in ulteriori eccessivi tecnicismi, ma mi limito concludendo a sottolineare che siamo in presenza di un quadro coordinato di misure che dovrebbe inaugurare quella svolta a cui noi tutti guardiamo. Resto comunque della convinzione che gli strumenti funzionano solo in presenza di una nuova coscienza civica a cui ci richiama Rocco Chinnici, senza la quale i nostri sforzi rischiano di diventare sterili. Grazie. Volevo salutare, c'è un motivo, l'associazione Archeotrek, perché già ha presentato al Comune un progetto di restauro della piazzetta della fontana di
di Rocco Chinnici, e quindi credo ottobre. Sì. La data non la sappiamo ancora, ma in onore di vostro papà l'associazione appunto dedicherà questa opera di volontariato per ristrutturare o comunque restaurare la fontanella e comunque qualche altra cosa all'interno della piazzetta. E quindi, capitano, una prima domanda: che cosa significa oggi il contrasto alla mafia in termini finanziari e qual è l'insegnamento che rimane in noi di Rocco Chinnici? Allora, innanzitutto ringrazio l'amministrazione per l'invito per parlare di questo importantissimo tema e discutere della importanza che il PNRR avrà, specialmente sulle amministrazioni locali del Sud Italia. Per rispondere alla domanda, sicuramente la criminalità negli ultimi anni si è sviluppata in termini economici. La criminalità organizzata ha ormai prospettive di tipo economico, ragiona in termini imprenditoriali e di conseguenza ragiona in termini di profitto. In tal senso, quindi, gli interessi della criminalità organizzata non passano più solo ed esclusivamente per una prevaricazione dal punto di vista di una, della forza fisica, ma anche e soprattutto di una prevaricazione economica, che si esplica nell'inquinamento dell'economia legale, un inquinamento che avviene in diversi modi, attraverso il reimpiego dei proventi illeciti derivanti dalle attività illegali svolte da tali organizzazioni, ovvero attraverso l'inquinamento delle procedure attraverso cui è possibile accedere, ad esempio, ai finanziamenti. Finanziamenti che, come stavo dicendo prima, sono da questi anni ovviamente un'occasione imperdibile e unica per le amministrazioni locali, e che rappresentano probabilmente un unicum nella storia italiana, ad eccezione probabilmente di quanto è accaduto subito nel secondo dopoguerra con il piano Marshall. Rappresentano un ossigeno per gli enti pubblici, un ossigeno che però, riutilizzando un termine tra l'altro utilizzato in uno degli ultimi libri di Nicola Gratteri, potrebbe diventare un ossigeno illegale anche per le mafie. Quello che ci insegnano i magistrati che hanno perso la vita combattendo il cancro della mafia è proprio questo, ovvero di seguire il denaro, follow the money, utilizzando un termine in inglese, che significa esclusivamente affrontare il tema della criminalità organizzata utilizzando le logiche nuove della criminalità organizzata. La criminalità organizzata è malleabile, è in grado di introdursi nell'economia in diversi modi e noi dobbiamo essere in grado di capire quali possono essere i nuovi modi in cui la criminalità organizzata può inserirsi nell'economia legale. In tal senso la Guardia di Finanza attua questa logica e soprattutto semplifica, anzi, questa attività utilizzando un termine che è polizia economico-finanziaria. In questo termine rientra in sostanza tutto ciò che riguarda la tutela dei bilanci dello Stato, degli enti locali e dell'Unione Europea, attraverso una tutela che non passa più solo nella parte delle entrate, quindi del fisco e dell'erario, ma anche e soprattutto della spesa pubblica, un aspetto che diventa sempre più rilevante, dove è necessario garantire non solo che non vi siano le infiltrazioni della criminalità organizzata, ma anche, prima che queste avvengano, che non avvengano malversazioni o danni erariali. Questo aspetto, ovviamente, in previsione dei finanziamenti del PNRR è ancora più importante, perché obbliga tutte le amministrazioni che intendono accedere al PNRR a dover collaborare. Una collaborazione che parte dal basso, che parte dalle amministrazioni comunali che
che accedono, che deve vedere coinvolti tutti i responsabili dell'amministrazione, dal sindaco al ragioniere fino anche ai revisori dei conti, e che deve vedere la condivisione delle informazioni che passa attraverso la prefettura e deve arrivare anche alle forze di polizia in modo da prevenire qualsiasi tipo di infiltrazione, prima ancora che possano arrivare i finanziamenti. Nell'ottica della prevenzione, quindi, è importante il coinvolgimento delle forze di polizia nel PNRR. Un coinvolgimento che deve avvenire dal momento in cui c'è la presentazione del progetto fino al momento in cui si svolgono poi le gare d'appalto, fino poi all'esecuzione effettiva dei lavori. Grazie, comandante. Questo è suo, io mi avvicino un po'. Qui facciamo un po', fai da te. E allora, dottore, intanto il bello della diretta. E la sua presenza qua, a parte che rappresenta per noi un momento di riflessione, è un onore. Ecco, la figura importante di suo papà la si vede in lei. Io faccio una domanda, poi lei affronti il problema, no, il problema, la questione che è il nostro tema. Io spesso in lei vedo un sorriso anche triste, qualche volta, ma anche di speranza. Ecco, io mi auguro che in lei regni sempre un sorriso che vada verso la speranza, verso un cambiamento, perché la Sicilia ha bisogno di cambiamento. Ecco, e in lei ci sono, in lei c'è il DNA di un grande uomo, di un grande eroe, di un grande misilmerese, e che rappresenta per noi, come dicevo, la stella polare. E quindi quel sorriso lo vogliamo vedere sempre tendente verso la speranza e verso il bello. Grazie, grazie. Intanto buonasera, buonasera a tutti. Mi avvicino un po' al microfono. Grazie al sindaco, al consiglio comunale, agli assessori che sono presenti, insomma a tutta l'amministrazione del comune di Misilmeri per questa iniziativa. Grazie all'associazione presente anche per questa bella idea di risistemare la piazzetta e grazie davvero a tutti voi. Io mi scuso se non potrò trattenermi fino alla fine dei lavori, ma devo raggiungere il resto della mia famiglia che è fuori da qui. Ma guardi, intanto voglio davvero ringraziarvi perché è bello ed è significativo che Misilmeri ricordi Rocco Chinnici, che lo ricordi certo in questa data, ma che lo ricordi sempre, proprio nella quotidianità, perché credo che il senso veramente come dire, profondo della memoria è quello di dare continuità al lavoro, all'impegno di chi ha sacrificato la propria vita. E quindi credo che tutti siamo chiamati davvero a portare avanti, ciascuno nell'ambito ovviamente del nostro lavoro, del nostro impegno, quello che è stato un percorso avviato da persone come Rocco Chinnici, che non hanno esitato a sacrificare la propria vita per i valori di legalità e di giustizia. Lei dice il sorriso mi fa pensare al sorriso di Rocco Chinnici, il sorriso di mio padre, che forse i misilmeresi un po' più avanti negli anni potranno ancora ricordare, magari erano prima bambini, adesso sono cresciuti, però possono avere questo ricordo di quel sorriso generoso di mio padre, che io dico però negli anni poi si è sempre più velato di tristezza, perché si rendeva conto che quel lavoro che lui portava avanti con tanto impegno lo esponeva ogni giorno di più a dei rischi per la propria vita, per quella delle persone che erano con lui, perché una delle più grandi preoccupazioni era che con lui potessero morire altre persone, così come è stato. Io li voglio sempre ricordare, gli uomini della sua scorta, il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Bartolotta e il portiere del palazzo che è uscito insieme a lui per accompagnarlo alla macchina, e in quella terribile esplosione del 29 luglio dell'83 ha perso la vita anche lui. Quel sorriso, ma anche quel continuare a lavorare, a non arrendersi di fronte alle difficoltà, erano quella speranza, io dico, sostenuta dall'impegno, perché la speranza in sé, sì, è bella l'idea della speranza, però se la speranza non è sostenuta dall'impegno, dal lavoro quotidiano, dalla volontà di contribuire al cambiamento
delle cose in generale, quella speranza è destinata però a non avere poi concretezza. E allora quella speranza che forse papà esprimeva anche con quel sorriso, con quella generosità che emergeva dal suo sorriso, quella umanità che emergeva dal suo sorriso, però ecco, era supportata dal suo lavoro, era supportata dal suo impegno, era supportata dal guardare con amore a questa terra. Lui si definiva un siciliano autentico per dire proprio che era, ecco, profondamente legato alla sua terra, come lo era Miss Ilmeri. Noi siamo venuti, venivamo sempre quando c'erano i nonni, quando c'era lo zio e la sua famiglia, poi naturalmente purtroppo, diciamo, i familiari non erano più qui, papà era sempre più limitato nei suoi movimenti, e quindi venivamo meno. Però ecco, il suo legame con la cittadina di Miss Ilmeri era un legame fortissimo. E allora ecco, oggi perché quel sorriso continui, può continuare attraverso me, attraverso mio fratello, attraverso i nostri figli, ma attraverso tutti voi, perché questa è la cosa più bella, cioè che tutti possiamo raccogliere quel testimone. Però ecco, per continuare a guardare con, al futuro con il sorriso, e cioè con fiducia, io dico, speranza ma anche con fiducia, dobbiamo tutti farci carico di quel testimone, portare avanti quell'impegno. E allora mi fa piacere che oggi Miss Ilmeri abbia scelto in questa sede, nella sede degli amministratori locali, che hanno un compito molto importante, che sono a diretto contatto con i cittadini. Beh, allora è importante, ecco, che noi oggi parliamo di quell'impegno, perché è vero, Rocco Chinnici ha saputo guardare oltre il suo lavoro, ha saputo per primo comprendere, lo diceva bene prima il capitano, ha saputo comprendere che la mafia non era più quella che scendeva nelle strade, che sparava, era qualcos'altro. Cominciava a essere quella mafia imprenditrice che poi nel tempo, e oggi quello è, si è rivelata sempre più pericolosa, perché sempre più invade i settori dove ci sono grossi finanziamenti, gli appalti, i finanziamenti europei, il PNRR di cui parliamo. E allora, ecco, non perdere il sorriso, non perdere la speranza, non perdere la fiducia, e soprattutto dare un senso a quei sacrifici, significa che tutti ci facciamo carico di quell'impegno. Allora, le amministrazioni comunali hanno un ruolo importantissimo, sindaco, lei penso che lo sappia, come la sua giunta, come i consiglieri comunali. Adesso arriveranno questi finanziamenti, si è già fatto cenno a quelli che sono i rischi, e devo dire che anche in ambito europeo è emersa questa preoccupazione per il nostro paese, ma non solo, perché non è soltanto l'Italia che ha questo tipo di problemi. Però ecco, quale è il modo per affrontare ed evitare che appunto questi finanziamenti possano andare dispersi o distolti dalle loro finalità e arricchire invece le organizzazioni criminali? Io credo che abbiamo delle normative ottime, lei ha fatto cenno prima a delle normative che guardano anche alla fase della prevenzione, e questo è di fondamentale importanza. Però l'altro aspetto è la pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione che deve essere, ce lo chiedono le leggi più recenti, un'amministrazione veloce, perché abbiamo dei tempi definiti, l'Unione Europea ci ha dato dei tempi definiti per spendere questi fondi, quindi abbiamo un'esigenza di diciamo, di espletare le procedure velocemente, però di espletarle ovviamente bene, evitando ogni rischio di infiltrazione. E allora, l'applicazione delle normative previste, e poi io dico quello che è veramente importante, è la più assoluta correttezza, la più assoluta trasparenza della pubblica amministrazione. È quella la garanzia, quindi procedure ben definite, tempi certi e tutta, ecco, una serie di misure che possono far sì che quei fondi vengano spesi bene e siano al riparo da infiltrazioni, cioè non ci siano nell'ambito della pubblica amministrazione zone grigie, tempi indefiniti, procedure non chiare, laddove si può infiltrare ovviamente la corruzione, che oggi è lo strumento che maggiormente usa la criminalità organizzata per appropriarsi indebitamente dei finanziamenti, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, nelle gare d'appalto e così via. Quindi credo che per tornare alla sua domanda e per concludere, scusandomi se ripeto non mi potrò trattenere fino alla fine, ma rimane Giovanni che rappresenta ovviamente appieno tutta la famiglia,
Quindi ecco, per mantenere quel sorriso, la memoria, perché la memoria è importante, la memoria è un grande stimolo. Se noi sappiamo chi c'è stato, cosa ha fatto, chi c'è stato prima di noi, quanto ha creduto in quell'impegno, nella possibilità, ecco, di cambiare le cose, allora questo ci aiuta, è uno stimolo per noi. Quindi la memoria che però deve diventare azione concreta quotidiana, quindi dare ciascuno di noi nel nostro ambito continuità a quell'impegno. È un'ultima considerazione, fondamentale il ruolo, l'ho appena finito di dire, delle pubbliche amministrazioni, fondamentale naturalmente il ruolo delle forze dell'ordine, tutte, perché tutte le forze dell'ordine, la Guardia di Finanza è una polizia specializzata, una polizia finanziaria specializzata, ma anche i carabinieri, anche la Polizia di Stato, tutti collaborano in questo senso, la magistratura ovviamente. E poi, e chiudo, ecco, quel cenno che è stato anche fatto anche da lei del far cambiare la cultura. Quindi guardare a tutti i cittadini, guardare soprattutto ai più giovani, alle scuole, dove portare la memoria, come bene ha fatto lei, faceva un cenno prima a questa esperienza di aver portato fuori, anche fuori dalla Sicilia ovviamente, il ricordo di Rocco Chinnici, quindi guardare alla memoria per trasmettere ai giovani valori sani, per formare quelle che mio padre, il nostro padre, diceva, le nuove coscienze. Perché lui diceva sempre: noi da soli non ce la faremo, occorre che si formi, soprattutto nei giovani, una nuova coscienza. Quindi, se anche la collettività, la comunità cambierà il proprio approccio e cambierà la cultura, allora io dico, quei sacrifici non saranno stati vani, noi potremo continuare a guardare al futuro con un sorriso e con la grande forza che ci viene dalla memoria. Chiedo perdono, ma devo proprio andare. Va bene, no, figurati, continuo adesso. Attenzione, chiedo scusa, ma volevo. Allora, concludiamo questo nostro appuntamento con un paio di domande all'avvocato Chinnici. Allora, Giovanni, oggi 39 anni da quella tragedia nazionale. Sono passati 39 anni. Quanto è cambiata la nostra società? Quanto cambiamento c'è stato nella cultura dell'antimafia? E soprattutto una seconda domanda. Ecco, negli ultimi anni purtroppo abbiamo avuto lo Stato, noi abbiamo avuto anche grosse sconfitte. Sappiamo come spesso la magistratura, un po' come qualche calciatore del Cagliari famoso, Nicolai, faceva autogol. Ecco. Parlo della Saguto, parlo del Palamara, ecco, questo però non ha scalfito il cemento armato di Falcone, di Borsellino, di Chinnici. I pericoli ci sono nella mafia, ma probabilmente vanno controllate anche altrove. E suo padre in questo è stato uno che ci ha visto chiaro, sin da subito, perché il pericolo è ovunque e comunque bisogna stare, come dicevo prima, con gli occhi aperti. Ma intanto grazie al sindaco e all'amministrazione di Misilmeri per aver organizzato questo incontro e anche ecco, la commemorazione con la deposizione di corone al busto di Rocco Chinnici, che è un gesto semplice, però è un gesto che ecco, esprime proprio quel ricordo, quella memoria di cui parlavamo prima e che ecco, al di là dell'aspetto commemorativo. È importante perché tramanda i valori che sono stati ricordati prima, in particolare da Caterina. Grazie all'instancabile Valentino Sucato che ecco, si occupa sempre di iniziative che sono importanti. Quella di oggi non è rivolta ai ragazzi, ma spesso lui si rivolge proprio ai ragazzi delle scuole, ai giovani, perché sono quelli che certamente sono in grado di assorbire più di tutti questi valori e questa memoria. Quindi grazie. E grazie anche per questo incontro di oggi, che sarà un incontro breve, ma al quale cercheremo anche di dare dei contenuti concreti. Io ho chiesto anche alla dottoressa Sauro, che è una funzionaria europea, e che anzi le chiedo poi di raggiungerci un minuto qui alla
al tavolo di presidenza, perché avendo una preparazione specifica sui fondi europei, sarà in grado anche di dare delle indicazioni, come dire, più di dettaglio, più operative. E tu mi chiedevi quanto è cambiata la società. È cambiata la società siciliana, quanto non lo so, perché se io penso alla Palermo di quando io ero un ragazzo, non c'è dubbio che la società siciliana è cambiata, ed è cambiata in meglio. Io ho vissuto la mia prima giovinezza in tempi in cui il termine mafia era un termine che non si pronunciava. Ricordo perfettamente i tempi in cui l'alta borghesia palermitana, i professionisti, gli imprenditori, la parte, diciamo, più importante dell'economia e dell'imprenditoria, vedevano come un disturbo, come qualcosa di fastidioso o peggio, le prime iniziative di quell'ufficio istruzione. Dapprima papà era giudice istruttore, poi divenne nel 79 il capo, che iniziava a guardare, prima il capitano diceva con un'immagine molto chiara, una mafia che è esercizio di violenza, ma già alla fine degli anni 70 la mafia non era più soltanto l'esercizio di violenza, la violenza la utilizzava e la utilizzava ampiamente, ma come strumento, ma era già diventata allora una mafia imprenditrice e una mafia che non era soltanto in senso stretto l'associazione criminale, era anche il coinvolgimento di tutto un tessuto che le stava attorno, che era quel tessuto, ripeto, dell'alta borghesia della città, che evidentemente era un tutt'uno con la classe dirigente e che quindi non vedeva bene. Noi oggi, ecco, diciamo Chinnici, Falcone, Borsellino, degli eroi, sono un nostro esempio. Beh, guardate che in quegli anni non era affatto popolare l'azione di Rocco Chinnici e poi dei suoi magistrati. Venivano criticati aspramente, venivano criticati dalla classe dirigente, venivano criticati dalla politica, venivano criticati dalla stampa, venivano criticati dall'opinione pubblica. Quindi pensate voi che cosa significa fare il magistrato, fare il proprio lavoro, non solo correndo il rischio di essere ammazzati, o meglio, da un certo momento in poi, avendo la certezza che si sarebbe stati uccisi, ma facendolo anche contro l'opinione pubblica, avendo un'opinione pubblica addirittura ostile, perché questo succedeva nella Palermo degli anni 70 e dei primi anni 80. E allora, certo, Valentino, che la società è cambiata, certo che è cambiata in meglio. Alla domanda quanto è cambiata io non so rispondere, perché io non so quanto profondo è questo cambiamento, non so dove si ferma quella Sicilia, quella Palermo in modo particolare, che ha capito, che ha interiorizzato il lavoro di Falcone, Borsellino, ma dico questi nomi, in realtà non sono neanche solo magistrati, non sono neanche solo rappresentanti delle forze dell'ordine, non sono neanche solo politici, basterebbe pensare a Mattarella. Ci sono gli imprenditori, ci sono, diciamo così, i cosiddetti semplici cittadini, persone come noi, che sono state uccise magari soltanto perché hanno detto un no a uno che voleva comprarsi l'azienda, hanno detto un no a uno più semplicemente magari chiedeva il pizzo. Tanti semplici cittadini, sottolineo questa frase, sono stati uccisi a Palermo. E dicevo, una buona parte della società palermitana è cambiata. Non so quanto poi questo fenomeno sia penetrato in profondità. E qui andiamo al tema del nostro incontro, i fondi dei programmi europei. Io vi propongo una chiave di lettura particolare. Allora, io ricordo l'azione di papà che in quel momento voleva intercettare quel solco che c'è tra
la crescita economica collettiva, che è quella che dovrebbe essere perseguita attraverso soprattutto i fondi pubblici, che evidentemente non devono andare a vantaggio di un singolo imprenditore o di un singolo gruppo di persone, ma devono essere orientati alla crescita collettiva, quindi al raggiungimento del benessere collettivo. Dall'altro lato ci sta l'arricchimento illecito di qualcuno, e questo fa una grande differenza, perché nel territorio noi possiamo immettere delle ingenti somme di denaro, ma se quelle vanno a arricchire soltanto 10 persone, il territorio rimane com'è e quelli diventano ricchi. Se noi li orientiamo, quei fondi, in maniera corretta, ne beneficerà l'intero territorio. Allora, obiettivo dei programmi europei qual è? Certamente non è quello di far arricchire il signor Chinnici o il signor Rossi o il signor Verdi o il signor qualcun altro, assolutamente no. L'obiettivo è quello di promuovere una crescita collettiva, e non dimentichiamo che sono dei fondi, poi su questo la dottoressa Sauro sarà molto più precisa di me, che sono anche dei fondi che sono stati concepiti, degli interventi voglio dire, che sono stati concepiti anche in un momento di emergenza, quindi perché bisognava in qualche modo aiutare un territorio che stava vivendo un momento di emergenza. E allora, proprio ricordando questo solco che papà cercò di intercettare allorquando la mafia capì che si diventava veramente ricchi, soprattutto cercando di intercettare gli appalti pubblici, i grandi finanziamenti, le opere pubbliche, sottraendo benessere alla collettività e destinandolo a beneficio di pochi, oggi rischiamo di trovarci in una situazione simile a causa della mafia, ma come è stato sottolineato oggi nel convegno che c'è stato proprio su questo tema, non necessariamente solo a vantaggio della mafia, perché intanto non esiste solo la mafia come associazione criminale, ma potrebbe anche, e probabilmente succederà, che gruppi di imprenditori di pochi scrupoli, che non appartengono a nessuna associazione criminale, però di fronte a questi fondi ingenti si possano sentire in qualche modo tentati di fare le cose non per bene, ma appunto di utilizzare questi fondi soltanto per un proprio illecito arricchimento. E allora cosa fare? Ogni tanto io sento dire, è una posizione che devo dire da siciliano mi fa anche rabbia, no, non facciamo questa determinata opera pubblica perché sennò arriva la mafia e si prende i soldi. Ma non è questa la soluzione, non è rinunciare a fare le cose perché sennò la mafia o qualsiasi altra associazione, no, la soluzione è: facciamo le cose, facciamole perché vanno fatte e facciamole bene. E è stato detto prima dal capitano, è stato detto prima da Caterina, oggi la normativa, la professionalità della nostra magistratura e delle forze dell'ordine, non dimentichiamo che ci viene invidiata, perché a livello europeo e spesso non solo a livello europeo, guardate che le forze dell'ordine italiane, la magistratura italiana, la legislazione italiana a partire dalla famosa legge Rognoni-La Torre, sono ormai da molti anni punto di riferimento della legislazione europea e, ripeto, anche di paesi extraeuropei. Quindi noi, che ci riteniamo sempre la Cenerentola d'Europa e non solo d'Europa, invece dovremmo essere orgogliosi di questa nostra specifica competenza, che poi parte,
devo dire qui con orgoglio lo dico, parte dal giudice Rocco Chinnici, che negli anni 70, alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80, inventò, perché lo inventò, il metodo, diciamo, di gruppo, il cosiddetto antimafia, per essere più rapidi, le indagini patrimoniali che nacquero dalla fine degli anni 70 e anche il ruolo centrale del magistrato nelle indagini. Ecco perché io non mi hai fatto la seconda domanda, che ovviamente mi sono già dimenticato perché mi sono dilungato sulla prima. Ecco perché il tema oggi è un tema di grandissima attualità e però ci riporta a quelle tematiche che sono nate drammaticamente e poi in qualche modo drammaticamente non concluse ma continuate proprio nella stanza del consigliere istruttore del Tribunale di Palermo. No, l'altra domanda era questa, quanto è pericoloso anche abbassare la guardia nei confronti di una certa antimafia e perché no anche di qualche momento di magistratura deviata. Comunque, l'altra domanda che volevo fare anche è rivolta a tutti, ma noi siamo abbastanza impermeabilizzati rispetto al fatto che la mafia corre molto velocemente? Non è che la mafia oggi è formata da, come si dice una volta, la siciliana, penso, no? I famosi per incretate. Oggi la mafia studia e studia anche bene. Quindi noi abbiamo questa impermeabilizzazione tale da poter respingere al mittente queste forze negative? Ecco, la legislazione è secondo voi efficiente ed efficace? Ma allora, gli strumenti ci sono. Già anche qui richiamo un concetto di papà. Già negli anni 70 papà e i suoi giudici avevano evidenziato come una delle caratteristiche della mafia è quella di cambiare, sapere cambiare rimanendo sempre se stessa, perché alla fine questo si spiega, se vogliamo, anche facilmente, perché l'obiettivo della mafia alla fine è sempre e solo quello dell'arricchimento. Quindi alla fine il problema è quello soltanto di trovare i canali. Signori miei, non dimentichiamo, alla fine, a metà degli anni 70, la mafia inventò letteralmente una cosa che oggi forse nessuno più si ricorda, ha letteralmente inventato il traffico globale degli stupefacenti, che non esisteva, l'ha inventato la mafia. La mafia non è che spacciava la droga, la mafia la faceva coltivare, la trasportava, la trasformava, la distribuiva, diciamo così, dal grossista sino a livello globale. Per ogni dose che veniva venduta in ogni angolo del mondo, qualcosina a Palermo arrivava. Ecco perché la mafia divenne in quegli anni così potente. Allora, e questo fu un'invenzione del clan di Badalamenti, della famiglia di Badalamenti. Questa invenzione la fece allora negli anni 70, la mafia è capace di reinventarsi e oggi è così, diventare una mafia che non spara più, ma che è una mafia soprattutto dell'impresa, degli appalti, delle opere pubbliche. Quindi noi le leggi le abbiamo. Abbiamo degli ottimi, ripeto, investigatori, abbiamo degli ottimi magistrati, abbiamo certamente la capacità di prevenire a livello giudiziario e di sistema e di contrastare gli abusi in materia economica. Però quello che ci vuole, e qui le amministrazioni sono chiamate in primissima linea, quello che ci vuole è una consapevolezza sociale dell'importanza di questi fondi e dell'importanza del fatto che questi fondi vengano in maniera del tutto legale e regolare vengano attinti, perché se no, anche per una considerazione tecnica che non è soltanto un fatto etico o morale, ma è anche un fatto, come dire, di convenienza, perché se no noi questi soldi non li prendiamo, o se li prendiamo poi li dobbiamo restituire. Ecco perché
è importante, ripeto, non solo per un fatto etico, che sarebbe già comunque importante da solo, però è importante anche proprio per un fatto, per una questione di convenienza materiale, di fatto, che la gestione sia quanto il più possibile una gestione corretta dal punto di vista giuridico formale. Bene, intanto ora diamo la parola alla dottoressa Sauro, il nome? Laura. Laura. Io volevo fare gli auguri intanto di buon lavoro, perché lunedì il nostro sindaco formalizzerà, ecco, diciamo, ecco, la nuova giunta, quindi io mi auguro e auguro buon lavoro ai nuovi, i nuovi assessori. Sono 3 su 5 presenti, la bene. Dottoressa Sabrina Modeo, l'architetto Trapani e il dottore Francesco Lafranca. Beh, mi auguro che il loro, anzi sono certo che il loro ci sia sicuramente il germe virtuoso di Rocco Chinnici. Abbiamo anche ingiunto un talente colonnello. E tra l'altro siamo in un'aula, questo non lo dobbiamo dire, dedicata a Rocco Chinnici. Quindi i conti tornano. Dottoressa, a lei la parola. Io prima le chiedo scusa alla dottoressa, prima che diamo la parola alla dottoressa volevo comunicare anche per comunicazione, per conoscenza anche vostra. Ne stavamo parlando col comandante Giù, allora, il comune di Misilmeri per quanto riguarda i fondi del PNRR ha ricevuto circa 10 milioni di euro, se sbaglio correggimi assessore, 10 milioni di euro per quanto riguarda la rigenerazione urbana, e abbiamo un 2 milioni e mezzo di euro, un finanziamento per riqualificazione di un palazzo che è stato requisito per abusivismo, poi abbiamo circa 4 milioni e mezzo di euro il rifacimento di tutto il corso principale da piazza Fontana Nuova sino a piazza Comitato e poi da piazza Comitato sino a via Casso prima del cuore immacolato di Maria della Parrocchia, e poi circa 1 milione di euro subito dopo la piazzetta di Rocco Chinnici, l'entrata diciamo dove c'è la cappella di San Giusto. Poi abbiamo altri finanziamenti che non sono del PNRR, ma sono finanziamenti del CIPES, e sono circa 5 milioni per quanto riguarda la condotta della sorgente Risa Laimi, sino al centro urbano. Poi abbiamo 800.000 euro di rifacimento del Collegio delle Suore Domenicane di San Giuseppe, 700.000 euro circa di Piazza Antonino di Pisa. Poi abbiamo un finanziamento di 5 milioni di euro consolidamento di via Papa Giovanni Leone e un prolungamento della zona di San Giusto. Mi dimentico qualcosa? Ah, rigenerazione sempre urbana, 1 milione e 200 mila euro per quanto riguarda i mercati ortofrutticoli di via d'Europa. Insomma, abbiamo un 20-25 milioni di euro di finanziamenti. Sì, c'è via nazionale anche a Portella di Mare, 700 mila euro via nazionale. Sì. Ora, qual è il problema? Ne parlavo col comandante. Noi abbiamo già in segreteria, lo dobbiamo portare al primo consiglio utile che faremo, che il Presidente convocherà, c'è la convenzione per quanto riguarda la COC, le gare d'appalto, con Città Metropolitana, che sono importi superiori, quindi non li possiamo fare noi come uffici. Prima abbiamo carenza di personale, perché anche i comuni, dov'è il grosso problema dei comuni qual è? Che non possono fare pure le gare d'appalto. La carenza di personale. Io ho un ufficio lavori pubblici con un solo architetto e poi sono tutti tecnici, geometri, gente che non può mettere mano la firma, livelli B. Quindi noi ci ritroviamo a fare una convenzione con Città Metropolitana per andare a fare le gare di questi grossi importi. Questo volevo mettere a conoscenza, già la città lo sa, volevo mettere a conoscenza a voi. Dottoressa, la parola a lei. No, intanto se Roberta può venire un attimo, perché il Presidente del Consiglio gira, era già in piazzetta Chinnici per la Corona dei Fiori, però purtroppo per impegni personali non è stato qua con noi, non può essere qua con noi. Avvicinati. Ecco, quindi da questo messaggio. Ok. Oggi, nella giornata del ricordo della strage di via Pipitone Federico, in questa piazza dedicata al dottore Rocco Chinnici, continueremo ad esprimere la nostra riconoscenza a chi ha sacrificato la propria vita per la lotta alla mafia, per liberare i siciliani dalle catene della criminalità organizzata.
La mafia volle colpire duramente il suo peggior nemico e in modo eclatante, con un'autobomba, la prima di una serie di esplosioni che, come dissero i giornali di allora, trasformò Palermo in una specie di Beirut. Oggi sentiamo ancora quel fragore, che per la mafia significò morte, dolore, sangue, lutti, ma che per noi oggi deve rappresentare un boato di speranza, perché attraverso il sacrificio del dottore Chinnici e di tanti altri servitori dello Stato, possa continuare a tenere sveglie le nostre coscienze. Mai un passo indietro davanti al crimine, ma un passo avanti ogni giorno per percorrere il sentiero che lui ha portato avanti per noi. Grazie. La ringrazio. Forse si sente così? Perfetto, io non devo stare con... tanto buonasera a tutti. Sono felice che i comuni si stiano mettendo in movimento per utilizzare i fondi del PNRR. Preciso sin dall'inizio che sono qui in qualità di Laura Sauro come esperta in diritto eurofinanziario europeo è un po' più forte, sono senza voce, questa aria condizionata mi sta distruggendo e quindi non sono in qualità di funzionario europeo, non mi hanno delegata qua, quindi quello che dico viene da me. Però dal mio sacco che spero che sia, dopo 10 anni di Bruxelles tra un'istituzione e un'altra. Dunque, come già stato detto, i fondi del PNRR sono, la maggior parte di questi fondi sono gestiti, devono essere gestiti direttamente dalle autorità locali. Per quanto riguarda i fondi italiani, in totale sono 100, mi sentite? Va bene così? Sì, vai. Sono 191,5 miliardi e tra questi 66 miliardi sono a fondo perduto e il resto sono dei prestiti. Seguono, come sappiamo, un andamento che va dal 2021-2026 e degli obiettivi ben specifici, che sono più specifici, più rigorosi di quelli dei fondi europei canonici. Perché appunto si vuole imporre, quello un po' che Draghi stava cercando di fare a livello nazionale, si vuole imporre che l'agenda dei fondi europei segua anche un'agenda determinata di riforme, delle scadenze e degli obiettivi prestabiliti. E questo vale anche per i comuni. Quindi la prima cosa che mi sento di dire, sono due, diciamo, le cose importanti. Prima cosa, organizzarsi. Organizzare un team all'interno del comune. Adesso la giunta è nuova, quindi probabilmente non avete neanche avuto il modo di riflettere, di pensarci. Però è fondamentale che ci sia, per esempio, una persona di ogni assessore responsabile dei fondi. Queste persone devono monitorare, dovrebbero monitorare i portali che sono dedicati appunto alla pubblicazione di questi bandi. E poi periodicamente, questo è quello che proprio consiglio, anche perché questa è una tematica che sta venendo adesso implementata, non è ancora implementata, i comuni si stanno organizzando, però questo è quello, rispetto a quello che vedo, è quello che vi consiglio di fare. Quindi organizzarvi al vostro interno, da domani, perché questi soldi devono essere sfruttati da domani, organizzarsi al vostro interno, prevedere delle riunioni periodiche anche della giunta sui fondi del PNRR, sui fondi europei, e magari, non so come funziona, se avete contatti con gli altri comuni, ma vedere anche cosa stanno facendo gli altri comuni per cercare di mettersi insieme, per cercare di vedere se ci sono dei fondi a cui potete avere accesso insieme ad altri comuni. Questo l'avete fatto. Ma deve essere fatto un finanziamento del PNRR con il comune di Corleone per delle politiche sociali. Ok. Te ne parlavo oggi. È comandato questo? No, pure ci hanno finanziato. Bene. Quindi. Ora il problema è che sono le gare ora. Ora ci sono le gare. Come dicevo poc'anzi, ora noi aspettiamo il primo consiglio comunale utile per portare la convenzione in consiglio, e deve essere approvato dal consiglio comunale. D'accordo. La cosiddetta POC. Sì. E un'altra cosa è il ruolo che viene dato agli enti locali e comuni dalla legge 77/2021 sull'appunto l'antiriciclaggio, perché nelle gare d'appalto questo sarà fondamentale, avere una
anche la parte del lavoro, cioè deve essere un lavoro congiunto, cioè un solo comune, una sola persona non fanno niente, cioè dobbiamo essere tutti, quindi il lavoro congiunto con le forze dell'ordine, questo mi sembra fondamentale. E poi non lo so se la Fondazione Rocco Chinnici in questo può avere un ruolo, questo ne dobbiamo parlare, se possiamo avere un ruolo di supporto, non abbiamo ancora parlato, capito, stiamo cercando di capire. Abbiamo incontrato, oggi abbiamo fatto appunto questo primo incontro sui fondi europei, il PNRR, diciamo, i rischi legati appunto alla criminalità organizzata e alla semplificazione amministrativa, che è una cosa importantissima, semplificazione, cioè, se non si semplificano le procedure, secondo un rapporto di Banca d'Italia, i tempi di autorizzazione della Sicilia sono in media 20 giorni superiori, anche un mese superiore rispetto al resto d'Italia. E poi un'altra cosa che sta avvenendo adesso, la semplificazione del codice degli appalti, cioè quindi c'è una legge che è stata, mi sembra, entrata in vigore a giugno di quest'anno, e queste apporteranno delle modifiche importanti, soprattutto relativamente alla creazione di uno sportello unico, la possibilità che le autorizzazioni appunto si concedano più velocemente, oppure che si comincino addirittura i lavori prima ancora di ottenere l'autorizzazione, cioè ci sono delle misure nuove in questi termini, quindi per facilitare. E quindi in attesa di ulteriori vostri chiarimenti anche rispetto alla nuova giunta, buon lavoro, siamo Grazie, qua. Grazie a voi. dottoressa. La dottoressa Saura è sempre disponibile anche. Io vivo a Bruxelles, però quindi vediamo, Quando una telefonatina. organizziamoci. Abbiamo un problema, abbiamo un Una problema. telefonatina. Ormai comunque si fa tutto dal remoto, quindi Si fa tutto dal remoto, siamo abituati. Questo glielo scelgo io. Ma Nanni, facciamo mai qualche incontro con voi? Se la fondazione, mi fa piacere che la fondazione sia pure partecipe. Noi pensiamo, ovviamente subito dopo questa pausa estiva, di iniziare, diciamo, un programma quantomeno di incontri, quindi informativi sulla tematica proprio dei programmi di finanziamento. Quindi per dare un supporto quantomeno intanto informativo. Poi vediamo altro, ma comunque pensiamo di muoverci sicuramente sulla parte proprio di approfondimento normativo, informativo. A noi fa piacere avere aiuti. Ma poi avere la fondazione che dice al fianco del comune di Misilmeri è il massimo dei sogni. Sono d'accordo. Già, tra l'altro, proprio in seno alle prefetture si stanno. Già, tra l'altro, in seno alle prefetture si stanno creando dei pool volti proprio a favorire questa condivisione di informazioni. Dei pool dove ci sono le amministrazioni e gli enti coinvolti nella richiesta dei progetti di accesso al PNRR e le forze di polizia, proprio al fine di permettere continuamente quello scambio di informazioni fondamentale ad evitare qualsiasi tipo di infiltrazione. Già da poco tempo, tra l'altro, proprio la prefettura ha emesso una circolare con cui ha avvisato tutti gli enti locali e le amministrazioni di alcune modifiche apportate alla BDNA, la banca dati, volte proprio a permettere alle pubbliche amministrazioni di avere ogni informazione utile in più per permettere una scelta migliore nell'accesso al PNRR. Anche in questo senso, poi, le varie forze di polizia territorialmente competenti stanno iniziando le prime fasi di contatti con le varie amministrazioni proprio al fine di avere ogni utile informazione relativa ai vari progetti presentati, alle possibilità di sviluppo di questi progetti, proprio al fine di facilitare sempre di più una condivisione massima delle informazioni. Una condivisione che poi, tra l'altro, salto così alla domanda che ha fatto lei prima, cioè quella di quanto siamo impermeabili a problemi di infiltrazione.
una condivisione di informazioni che, in considerazione del fatto che il Recovery Fund non è un aspetto esclusivamente italiano, ma è europeo, va fatta non solo in Italia, ma tra tutti gli stati europei. E in questo senso siamo ancora più impermeabili, perché fortunatamente è da anni che ormai c'è una continua condivisione, non solo dal punto di vista giudiziario ma anche amministrativo, tra gli enti e tra le amministrazioni dei vari stati europei periferiche. Esatto. E questo significa appunto evitare anche problemi di infiltrazione che non possono capitare solo in Italia. Potrebbero capitare benissimo in Germania, con una società tedesca controllata da soggetti maltesi che sono riconducibili a soggetti ndranghetisti. Di conseguenza è proprio qui che dobbiamo agire. Che è la frontiera, diciamo, di oggi. Esatto. A queste cose, insomma, già sono note agli inquirenti. Allora, io intanto, visto e considerato che avete avuto anche l'applauso e il ringraziamento della famiglia Chinnici, dico una parola, capisco che siete timidi, però non è che c'è un abbassamento di zuccheri, se il signor vincitore vuole venire a dire qualcosa. Questa manifestazione, allora, questo evento che ha voluto l'Associazione L'Uomo del Mediterraneo, è un evento di tutti, non è mio, è di tutti, e quindi un saluto anche al signor Cannova e al gruppo dei giardinieri che hanno fatto un buon lavoro, mi pare che anche l'avvocato l'ha apprezzato il lavoro, sì. Grande lavoro. Ecco, chiudiamo con l'assessore, possiamo dire che sarà assessore. Vice sindaco, puoi dire anche che è vice sindaco. Allora, due paroline, anche perché sarà forse il direttore interessato, dove... quindi giuro come dire. No. A weekend. Dopo questo intervento. Allora, assessore, intanto, come direbbe qualcuno, la bicicletta bisogna pedalare. Dobbiamo pedalare. Ecco, la cosa più importante che mi piace dire, diceva qualcuno, la fede senza le opere è morta, no? Questo convegno sicuramente è importante e serve a qualcosa per seminare legalità. Ecco, lei sicuramente avrà il compito da vice sindaco e credo anche da assessore a ramo, esatto, di sobbarcarsi questo lavoro. Sicuramente lo farete bene in team. Tra l'altro ci sono le forze dell'ordine, la fondazione, ecco, avete tutto a vostra disposizione. Un saluto e poi insomma il suo pensiero. Tanto la ringrazio per l'opportunità, insomma, che mi sta dando. Già quello che si doveva dire, insomma, è stato largamente detto in maniera anche molto esaustiva dal sindaco. Diciamo, questa è un'amministrazione che fin dall'inizio ha puntato molto sul reperimento dei finanziamenti europei, soprattutto anche sui finanziamenti provenienti dal PNRR, anche perché oggi, diciamo, sono l'unica strada per poter lavorare in maniera concreta sul territorio. Quindi c'è molta carne al fuoco, diciamo, speriamo di non bruciarla e di riuscire, diciamo, a portare in porto tutte le opere, insomma, per le quali ci è stato promesso il finanziamento. Certo, non sarà una cosa semplice, dico, perché oggi è alla luce del giorno il fatto che le amministrazioni, diciamo, sono in ginocchio, abbiamo gli uffici tecnici che sono in ginocchio, carenza di personale, il sindaco l'ha detto, abbiamo un'area dei lavori pubblici dove abbiamo un architetto, un ingegnere, i classici one man band, diciamo, dove loro se la cantano e loro se la suonano. Prevedono anche, infatti, esatto, ci stavo arrivando, noi abbiamo chiesto anche la possibilità di usufruire di due unità a valere sui fondi del PNRR, speriamo, ce la stiamo mettendo tutta. Ce la faremo. Ce la faremo sicuramente. In una maniera... Lei ha detto che non sarà facile, ma nessuno ha detto che deve essere facile. Noi abbiamo solo detto che deve essere legale. Ma siamo sicuri che sarà. Soprattutto la legalità, diciamo. Legale, quindi, è normale. La legalità è normalità, deve essere normalità.
E quindi la legalità deve essere normalità. Sicuramente sarà difficile, ma sicuramente ci riusciremo. Sarà difficile proprio, però ce la faremo. Massimiliano, ti interrompo. Questa è un'amministrazione, lo dico perché la guido io, dove possiamo puntare tantissimi, possiamo dire parolacce, ma sulla legalità nessuno può. Non ci sono dubbi. E allora, l'ultima inquadratura la voglio lasciare al nostro amico Giovanni Chinnici e poi appunto all'aula dedicata a Rocco Chinnici. Buona serata a tutti.